Amici di MMO.it, buonasera, benvenuti in questa puntata eccezionale perché con noi c'è un grande ospite. Questo è un po' un salotto degli MMO, un po' un talk show e un po' tante cose che speriamo di sviscerare con voi e di farvi, insomma, piacere durante questa serata. Perché, come vi dicevo, è mio piacere introdurre il buon Leonardo Gaio, attore diplomato, mi ha detto Cravo di dirlo questo, mi perdonerai, presso la scuola, Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, ci teneva che io lo dicessi, e ovviamente, e questa è la cosa importante, doppiatore e direttore del doppiaggio, specie di molti videogiochi, vedrete, del passato e del presente estremamente importanti, quindi questa sarà una conversazione molto interessante. Benvenuto Leo, grazie di aver accettato il nostro invito. Intanto, grazie. Tutti quelli che seguiranno questa diretta, spero di poter dire delle cose interessanti e insomma, dall'alto dei miei anni di lavoro sul campo. Grande. Benvenuto ovviamente anche Plinius, che è come sempre con noi per darci una mano a sviscerare il mondo del doppiaggio e dei videogiochi in Italia. E appunto, benvenuto, caro Plinius. Bella ragazzi, buonasera, benvenuti a tutti. Stasera davvero per me è un onore, un grande piacere essere qui con Leonardo Gaio. Io da gamer, diciamo che ho giocato tantissimi dei giochi su cui lui ha lavorato e di cui ha diretto il doppiaggio, quindi una grande emozione stasera, davvero un salotto. Noi diciamo sempre un salotto delle grandi occasioni. Stasera ancora di più, perché una puntata epica del salotto con Askzer, Plinius e Leonardo Gaio. Ne approfitto subito per chiederti se hai un nick, Leonardo, su internet. No, ho avuto diversi nick e adesso uso l'anagramma del mio cognome, che è Iago, che tra l'altro è un personaggio shakespeariano che adoro, per cui tra l'altro ho chiamato mio figlio Jacopo e lo chiamo Iago spesso, quindi, insomma, è anche il suo nick perché lui gioca con i miei account e gioca più lui che Eh sì, me, chiaro. però. Allora, quindi se i nostri utenti incontrano uno Iago in giro per i videogiochi, puoi essere tuo o può essere tuo figlio. In ogni caso, Da Gaio comportatevi padre a bene. Gaio figlio. Esatto, Gaio padre o Gaio figlio. Sì. Esatto. Va bene. Se è bravo è lui, se è scarso sono io, cioè facile. Sì, ho capito, va bene. Ma sai che il buon è perché voi dovete sapere, diamo un breve retroscena prima di addentrarci nel vivo dell'intervista. Leonardo ovviamente ci è stato messo in contatto dal buon Kravutz che lavora nell'ambiente, no? Voi lo conoscete ormai molto bene, e mi ha detto che tu sei un gamer, comunque ti piace un casino, insomma, non è solo una cosa di lavoro, ma è anche un vero diletto, insomma, la tua passione per i videogiochi, una cosa che va anche al di là del lavoro in sede di doppiaggio, ecco. Sì, è croce e delizia, nel senso che ho fatto di una mia passione il lavoro, è un lavoro, e quindi lo faccio al meglio di quello che posso farlo, perché è anche la mia passione, cioè voglio dire, non è solo una fonte di sopravvivenza, è proprio una passione vera che mi porto da tantissimo tempo. Io giocavo su cose che poi umani non potreste neanche immaginare, insomma, io giocavo a Ultima 3 su Apple 3 Grande! con i fosfori verdi, quindi insomma i sorci verdi li ho visti, sì, ma in qualsiasi lì, digitali, ecco. Non potevi partire in modo Poi migliore. sono passato al Commodore, poi sono passato all'Amiga, Attenzione, c'è un po' di lag. e poi cominciato. E devo dire, il PC è ancora una grande passione comunque. Guarda, Leonardo, ci siamo persi tipo tre quarti di quello che Stiamo hai detto perché laggando? c'è una lag mostruosa. Guarda se hai qualcosa aperto, in caso Guarda, chiudilo e boh. erano stupidaggini. Probabilmente è attaccata alla televisione. Io sono in wifi. In questo momento siamo. Aspetta un attimo che vedo se posso ripristinare questo chiuso. Stiamo Buonasera. laggando ancora molto. Leggermente, leggermente. Guarda, prenditi un minuto. Intanto io saluto tutti i nostri utenti da Royal Veer, Baxen che è tornato, a Kitommi, ovviamente ABQ Classica, Rimansk, insomma, Baxen di nuovo, Elio, Esatto.
Silma, siamo tantissimi, benvenuti ragazzi. Ne approfitto per ricordare ai nostri utenti di iscriversi al canale e di abbonarsi. Dai, ragazzi, con gli abbonamenti che vanno rinnovati ogni mese, come vedete, noi siamo live praticamente tutte le sere con nuovi contenuti e stasera un contenuto imperdibile. Il direttore del doppiaggio italiano di World of Warcraft, Cyberpunk, Call of Duty, Mafia, Assassin's Creed, decine e decine di giochi AAA, tutti sono stati diretti da lui, soprattutto i titoli Blizzard. Quindi veramente un salotto, una grande puntata del salotto stasera. Quindi abbonatevi e continuate a seguirci qui su mmo.it e su Twitch soprattutto. Adesso risolviamo i problemi tecnici e torniamo da voi. Comunque, caro Plinio, hai fatto benissimo a illustrare tutti i grandi giochi che il buon Leonardo ha doppiato e ha diretto, di cui ha diretto il doppiaggio. Mi diceva Kravus prima di iniziare che c'è un mio grande feticismo tra le sue opere, che è l'intro di Diablo 2. Adesso ne parliamo e lui comunque già è partito benissimo citando Ultima, proprio lui per tutti i titoli che poteva citare subito Lo Ultima. sapevo che ti aveva triggerato con Ultima Online. La chat, Ultima quella roba. 3, pensa. Esatto, proprio lui è stato un precursore, ragazzi, in un'epoca in cui diciamo che essere nerd era ancora quella cosa brutta e sfigata. Lui è stato un precursore perché poi io mi sono anche informato, mi sono letto un sacco di articoli, interviste sul suo curriculum, è iniziato veramente agli albori, è stato un precursore. Eccolo qua, è tornato. Laghino, insomma, cerchiamo di cavarcela, dai, non ti preoccupare. No, dicevo che sono sempre stato un giocatore di PC, io. Non sono manco mai passato alle console, perché comunque lavoro su PC, ho il gioco su PC, su cui sto lavorando, per cui ci gioco perché un po' perché mi piace, un po' perché ci lavoro, oppure quando è finito per vedere come è venuto, o lavorare su prodotti di altri, vedere un po' come lavorano gli altri, ecco, però sono sempre stato un giocatore PC, un Guarda, sei in grande buona autore. compagnia perché noi, sia io che Plinius, siamo tutti giocatori PC, buona parte della PC nostra gamer. community anche sono tutti PC gamer, quindi sei, insomma, perfetto. Andiamo. Esatto, Un dai, gioco, Master un giorno. Race. Molti giochi non ci sono neanche su console, no, dopo, soprattutto quelli Blizzard, dopo ne parleremo. Allora, come strutturiamo adesso questa intervista in generale, queste domande? Beh, sicuramente io ne ho un po', Plinius ne avrà un altro po', quindi inizia pure tu, caro Plinius. Dopodiché, come dicevamo anche con Leonardo, non per forza tutte le vostre curiosità e le nostre potranno essere risposte, perché potrebbero esserci dei problemi di NDA, nel caso appunto ce lo farei presente, non c'è nessun problema. A noi quello che, almeno a me personalmente, poi sentiamo quello che ha da dirti Plinius. Vorrei introdurre, ecco, questa conversazione con una domanda molto generale che ha a che fare proprio col mondo del doppiaggio ancora prima di quello che poi è la professionalità all'interno dei videogiochi, cioè come si diventa doppiatori? Se tu dovessi consigliare a magari un ragazzo che ha questa passione e vuole dedicarsi a questo mondo, cosa gli diresti di fare? Qual è il cursus honorum, diciamo, che uno dovrebbe seguire per arrivare poi in ultimo anche alla tua posizione? Io quello che consiglio sempre, quelli che mi dicono vorrei fare il doppiatore, perché il doppiatore non è una professione, non esiste il doppiatore, esistono gli attori che prestano il corpo e la voce o gli attori sono solo la voce. Quindi ci sono delle cose che non c'entrano nulla con quanto uno è bravo, quanto è bella la voce di qualcuno, o come la sa modulare, o di qua di là. Quello che conta è l'interpretazione, quello che avevamo noi negli anni 60, 50, 70, no? Il grande cosa del doppiaggio, che avevamo grandi attori che doppiavano, grandi attori che doppiavano. E non era non facevano il doppiatore, lo facevano l'attore, e l'attore voleva dire fare televisione, fare cinema e fare anche doppiaggio. Poi piano piano siamo andati a entrare, però a una persona che volesse fare questo qua, soprattutto consiglio di fare una scuola di recitazione, perché
mai come adesso si lavora sulle intenzioni, no? Non è più la bella voce così. Sai, faccio il dottore, quindi anche quando vado al bar che cucino, sono sempre così, no? Adesso non si recita più così. Sono cose un po' passate. Quindi soprattutto è l'interpretazione, quando capisci un'inzione, e poi è chiaro che vai a specializzarti, perché devi praticare, vai a specializzarti su questo mondo qua, che è un mondo in cui il tuo corpo, che sei sempre stato abituato a usare come attore, è nascosto completamente. Il tuo volto è nascosto e passa tutto attraverso un mezzo che è la bocca, l'emissione, quanto fiato metti, come la metti, e lì comincia a diventare padrone del mezzo, capire cosa funziona, cosa non funziona, la scansione, la pulizia, tutte queste cose qua. Però dico, parte tutto da una base attoriale. Io ho insegnato alla Paolo Grassi e i ragazzi, non è che volevo insegnare come si doppia, però volevo insegnare loro che, essendo attori, avendo fatto 3 anni di scuola di teatro su tutte le intenzioni, partivano privilegiati per intraprendere magari una carriera che molti di loro non avevano neanche considerato, ma che esiste ed è dignitosissima, e soprattutto in Italia ha una grande tradizione, una grande qualità. News, a te la palla. Molto interessante questo. Io te l'ho chiesto anche perché proprio ci sono molte misconception, diciamo così, no? Legate a questo mondo. Nel senso che si sa un po' poco. Forse bisogna entrarci per capire esattamente quanto è profonda la tana del bianconiglio, no? Per dire così. Quindi hai fatto molto bene a fare questa precisazione. Grazie mille. Plinius. Sì, esatto, no, bellissimo quello che ha detto, davvero molto interessante, tra l'altro pieno di spunti di flessione, di temi, se ne potrebbe parlare fino a domattina. Comunque, no, quello che volevo dire è che io innanzitutto mi sono emozionato quando ho visto i titoli su cui ha lavorato e in particolare io, diciamo che adesso ovviamente gioco molto oggi, però ovviamente oggi c'è anche il lavoro, ci sono molte cose da fare, quindi ci sono gli impegni. Però c'è stato un periodo, no, negli anni 2000, diciamo tra il 2003 e il 2012, in cui praticamente giocavo tutto il giorno, no, perché ero un nerd, andavo a scuola, poi quando tornavo da scuola giocavo tutto il giorno, tutta la sera. E quindi Leonardo ha lavorato su tantissimi titoli che io conosco benissimo, e quindi potrei innanzitutto ho visto che il suo primo lavoro è stato su Knox Knox, che è un famoso Nox, gioco. bellissimo Nox. Esatto, quindi già Bellissimo, partiamo sì. bene. Ma poi ho visto Diablo 2, Dove sono Mafia. capitato per caso poi? Sì. Cioè, vabbè, poi è un No. aneddoto che mi piace raccontare, che è divertente, se volete sentirlo. Certo. Sembra Vai, vai. i racconti del vecchio nonno, no? Però mi occupavo della traduzione di Nox. E comunque gestivo il prodotto e ho detto, ma ci terrei a seguire comunque le registrazioni, perché io non ero mai entrato in uno studio, quindi per me era una cosa interessante. Questo studio, che era uno studio esterno a cui ci rivolgevamo per fare questa cosa, trovo che il direttore non sente, ma non aveva la minima idea, non solo di chi erano i personaggi, come andava avanti la storia. Era terrificante. E quindi lui dava le indicazioni, e ogni volta che io trovavo qualcosa in contrario, diceva: no, guarda, veramente non è così proprio, perché lui è. Ecco, allora qua ti trovi davanti tre guardie, quindi sei molto preoccupato. No, dico, guarda, no, lui è un mago potentissimo, proprio di queste tre guardiole non gliene frega niente, quindi dai pure la battuta in maniera più leggera, e uno, due, tre, io preciso. A un certo punto dice: il nemico è un conjurer, per cui è un congiurato, no? Dico, guarda, conjurer vuol dire che è un evocatore, non so se siamo capiti. E insomma, così va bene, finisce la giornata. La mattina dopo, alle 9, arrivo in sala e c'è il fonico che mi dice: guarda, il direttore ha detto che se vuoi dirigerlo, dirigilo tu, perché lui molla. E dico: come lo dirigo io?
Sì, dirigilo tu. E allora, Nizica, ho detto, vabbè. E quindi ho cominciato a fare questa cosa qua, facendo quello che avevo visto fare a scuola per 3 anni di teatro, dando le indicazioni, però sapendo almeno la storia come andava, chi erano i personaggi. E fu molto divertente. Da lì poi andai anche a Los Angeles a testarlo, è stata una bella esperienza. Poi è un prodotto storico, Nox è La mia. bellissimo, penso sia nel cuore anche in chat, adesso tutti scrivono che bello Nox, Nox, bellissimo. Sì, Sì, devi assolutamente, giocare. no? Ma poi penso che, guarda, ti dico la verità, Wesley. il doppiaggio e la traduzione in italiano nei giochi, ovviamente tu lo saprai meglio di altri, fa moltissimo per le vendite nel nostro paese. Quindi probabilmente buona parte del motivo per cui Nox è così apprezzato ancora oggi dal pubblico italiano e comunque da molti è ricordato con piacere è anche la traduzione italiana, il suo doppiaggio. Era la prima, come si dice. Poi c'è stato Vampire the Masquerade, che è stato molto carino, che è quello lì, molto appassionato. Bloodlines. Lì c'era il discorso sì, c'era il doppio livello, no? Fra il passato e la parte contemporanea, che poi ho ritrovato, scusate, dicono molto, che poi ho ritrovato anni e anni dopo su Assassin's Creed. Bello, bello. Già Assassin's Creed. dal primo già Assassin's Creed. Bello. Già dal primo, io come è uscito il trailer, l'abbiamo guardato con mio capo di allora, gli ho detto questo lo voglio io, questo lo faccio io. Me lo ricordo benissimo, il Però trailer di Damasco e Gerusalemme. avevo detto anche prima per Bioshock, dico anche questo lo faccio io, il delirio di onnipotenza totale. Senti, ma a Sì. proposito di Assassin's Creed, poi lascio di nuovo la parola a Plinius, ma c'è una cosa bellissima perché Assassin's Creed 2 è ambientato in Italia, no? Quindi un problema nell'adattamento e nel doppiaggio probabilmente sarà derivato dal fatto che questa gente qua parlava in italiano anche nella versione originale. Guarda, qui apriamo. Posso parlare un anno di Assassin's Creed 2, ma comunque, vabbè, partiamo con me che avendo fatto Assassin's Creed 1 era bello gasato e dico chissà dove lo fanno. Sentivo parlare di Giappone, dico Madonna, che figata! Giappone feudale, ninja, gli assassini, eccetera, le commistioni. Eccetera. Mi chiama il PM, ciao Leonardo da Montreal. Senti, ti volevo parlare di nuovo Assassin's Creed. Dico, ah, fantastico, Giappone? E lui fa, Cavolo. no, Italy! Italy, what? E lì è iniziata questa avventura che per me è stato molto divertente perché ho collaborato anche alla sceneggiatura lì. Ho rivisto le sceneggiature inglesi, E lì c'era una serie di problematiche molto molto serie, nel senso che loro fanno queste localizzazioni un po' ingenue, per cui tu devi far capire che sei in Italia e allora dici 3 parole in inglese e una in italiano, Certo. che è una cosa che hanno mantenuto. Tutti quanti parlano con l'accento italiano forte. È una questione di gusto e di tradizione anche del doppiaggio, secondo me. Lì la grande occasione era questa. Come in Assassin's Creed c'erano dei civili per San Giovanni d'Acri, per Damasco e l'altra città che adesso non mi ricordo, Gerusalemme, Gerusalemme, credo, sì. Damasco, C'erano altri. dei set di civili proprio molto diversi, ok? Quindi erano degli attori che facevano solo personaggi all'interno di Damasco, solo personaggi. Io ho detto, figata pazzesca, facciamo Venezia, mi ero già messo d'accordo con lo stabile del Veneto, avere degli attori, facciamo Venezia, facciamo fare i veneziani, cioè facciamo una cosa che non si è mai fatta in Italia, mai fatta, no? Andiamo, prendiamo degli attori toscani per fare Ezio, tutti gli altri. E invece purtroppo le meccaniche non permettevano questa cosa qua. Cioè, in questo caso le meccaniche purtroppo, nell'Assassin's Creed 1 tutti i civili erano di una
un set solo, qui tutti i civili di tutte le città si mescolavano, per cui rischiavi di avere dei veneti a Milano, a Firenze, dei fiorentini a. Certo, proprio per via delle meccaniche del gioco, per come era fatto il gioco. Mi ho perduto. Leonardo, ci sei ancora, eh? Siete? Sì, hai avuto un calo Ok. Me sì. drastico di connessione. Ok. E dicevo, per me è sempre una spina perché, insomma, è sprecata un'occasione che avevamo, ma che non è. Poi a me piace lavorare sugli accenti tantissimo. Certo. E dicevamo, loro hanno questa cosa qui di mettere le parole italiane per far capire che sono in Italia. È come se noi nel meraviglioso mondo di Amélie doppiassimo: buongiorno, mademoiselle, che ne dice di andare a fare una promenade questo aprimidì, visto che c'è fuori il soleil? Sì. C'è una lingua alfa, la lingua alfa c'è una finzione e si dice che la lingua alfa è la lingua è la lingua dominante. Tanto che poi cioè, mi piacciono gli esperimenti alla Call of Duty World War II dove i tedeschi parlano solo tedesco ed è il tuo punto di vista, è filmicamente è il soldato Ryan, no? Cioè, tu, la lingua alfa è l'inglese. E tutti gli altri cercano di parlare o la loro lingua o quando parlano con te parlano con questo accento forte, ma è inutile che due francesi parlino fra loro in inglese con l'accento francese. Oh, buffa, strano. Chiaro. Sì, pacchiano, un po' pacchiano sicuramente. Bene. Sì, ma è tradizione di doppiaggio, anche lì sono leggi in qualche modo. Plinio. Allora, Ma sì, poi, quando, prego. scusami, no, c'era Prego. un'ultima cosa. Quando ho fatto la revisione dei copioni, ho trovato dentro di tutto dei copioni inglesi di Assassin's Creed, e in specifico il copione delle generiche, in moltissimi casi mi segnavano tra parentesi parentesi quadra, la parola che volevano dire in inglese e scrivevano un tentativo, io potevo correggerlo, eccetera, eccetera. E in moltissime frasi, alla fine delle cose, delle frasi, mi trovavo questo virgola, U, A, I, O. Io mi chiamo Gaio, pensavo, ma forse qua vogliono attirare la mia attenzione, perché Gaio? E insomma. Alla fine vado a fare la riunione di pre-produzione a Montreal, becco lo sceneggiatore e dico: ma senti, ma cos'è questo UAIO che mi metti in moltissime frasi? Ah, no, because I have a friend from, non mi ricordo, ma from Macerata. And he always says, Waio, Waio, hey, Waio, Waio. Io volevo uccidermi. Certo. Momento di caduta di palle libera, Momento ancora cringe. Sì, incredibile. no, ci siamo messi a fare una risata proprio. Beh, molto divertente quando lavori, vedi dietro le meccaniche, insomma, come fate le cose. Intanto ci sono delle cose che voi umani non potete sapere che ci fanno sbellicare. Veramente. È un lavoro divertente. È un lavoro meraviglioso. Vai, vedi, bello Bene, questo. bene. Bello. Plini, prego. Allora, sì, io avevo il piacere di citare qualche altro titolo, no? Da quelli, molti li avete già citati, però ad esempio ho visto che Leonardo si è occupato anche del doppiaggio in italiano, ad esempio degli ultimi Elder Scrolls, in particolare di Skyrim. Giusto? Correggimi se sbaglio. Ti correggo, no, Skyrim no. Ah, No, ok. non è nel mio curriculum, non so dove. Un'informazione Probabilmente sbagliata. ho fatto sicuramente una voce perché
Skyrim è stata una lavorazione pazzesca, Ho capito, l'informazione ma l'informazione è sbagliata. sbagliata. Ok, errore Ahimè. mio, chiedo, mi sono sbagliato. No, Sono un giocatore di Skyrim, eh? Sono un Ok. giocatore, cioè, ci ho giocato, Anche tu sono giochi talmente Archer e Stealth? maniaco che i primi... Adesso dipende dal gioco, adesso non mi ricordo. Sui primi giochi di Elder Scroll, che erano ancora orribili, io mi ricordo che ne ho fatto uno tutto camminando, non usando i teleport, perché mi piaceva andare in giro, Certo. guardare, cioè, Beh, chissà cosa trovo è qua. giusto, nel senso quando il mondo virtuale è fatto bene, sai, noi spesso lo diciamo, questo è il fast travel, no? Che conoscerai bene anche tu. Noi non siamo dei grandi appassionati del fast travel, cioè se il mondo è fatto bene è bello vederselo, no? Assolutamente. Stai parlando con uno che ha fatto tutto Witcher 3, la prima run senza fast travel neanche una volta. Neanche Poi la anche seconda io, run non c'è più. ti capisco perfettamente, La seconda dici, bravissimo. vabbè. Però la prima, cioè, per me il godersi i giochi, non so, è come godersi un piatto, no? Quando mio figlio divora le cose, gli dico, ma gustatelo. Ed è la stessa roba. Un gioco quando è bello. E per me forse il mio preferito è insomma, sicuramente fra i miei preferiti è The Witcher 3. Cioè io non ho nessuna fretta di chiuderlo, di finirlo in fretta. E quando trovo quelli che flaggano, ehi, ce l'ho fatta in 21 ore ho chiuso la quest principale. Beh, mi dispiace per te, ti sei perso un'esperienza. Io adesso ho cominciato a giocare a Cyberpunk e me lo sto giocando con calma, ma me lo gusto, ma perché sennò che gusto c'è? C'è gente che ci ha lavorato, sudato, imprecato quasi 8 anni, voglio dire, per Cyberpunk e tu te lo vai a giocare in 40 ore? Ok, io l'ho finita. Bello, bravo. Infatti, la categoria che mi dispiace di più sono i giornalisti del settore, perché gli tocca giocarselo veramente in 40 ore. E si perdono tantissime cose, purtroppo. Poi se lo giocheranno per conto loro proprio, godendoselo di più, ma sul momento rovinano, si spoilerano la storia, si spoilerano tutto per fare un servizio a tutti noi, poi. Sì, le recensioni intendi? Sì, la recensione. Certo. È un problema. Comunque io posso dire che da quanto abbiamo visto finora, abbiamo iniziando a giocare a Cyberpunk, lavorone a livello di doppiaggio deve essere stato un lavoro impressionante. Quindi davvero i nostri complimenti perché neanche ci aspettavamo. Io non mi aspettavo che sarebbe stato doppiato in italiano. Io mi aspettavo che avrebbero messo i sottotitoli come CD Projekt ha fatto con The Witcher 3. Invece, doppiaggio completo in italiano, insomma, tanto di cappello, ecco, lavorone. Sì, è stato un grosso sforzo da parte loro e noi abbiamo capito la nostra responsabilità quale era e abbiamo cercato di lavorare al meglio. Vabbè, poi se volete ne parliamo con calma di come una cosa a parte. Poi hai già iniziato con un passo sbagliato con Skyrim, puoi rimediare con... Sì. Non Puoi rimediare so con, cosa e sarà sto. non lo sapremo mai. L'abbiamo perso? Con qualche altro titolo, con qualche Ah, domanda su qualche altro ma allora, titolo? ad esempio, io vedo che comunque ti sei occupato. Poi magari sbaglio, però, ad esempio, Battlefield Bad Company 2. Ok. Guarda, credo che il più aggiornato di tutto sia Wikipedia in questo momento, la Ok, pagina di perfetto. Wikipedia. Allora andiamo su Wikipedia. Allora, mentre Plini va su Wikipedia, tu. Perché io ricordo, adesso a memoria di giochi di guerra ne ho fatti un po', ho fatto i primi Call of Duty, i primissimi Call of Duty, quelli che erano ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, Ok. di cui poi tra l'altro faccio anche...
faccio il colonnello Richtofen, che è un tedesco della parte zombie, nazi Sì. zombie. Bellissimo. Quello lì lo doppio da anni, è la mia pensione, ormai è un ricorrente. E invece altre cose di Battlefield non mi ricordo, può essere, ma non credo, non ne ho memoria. Ok, qua diceva voice, diceva localization voice actors, diceva di Bad Company 2, però magari è sbagliato. Ma come voce allora, probabilmente. Può Sì, essere. non director. No, Sarà esatto, no, sì, non director, sneggnato, localization. Dipende, perché poi è no. No. giusto dirlo questo, che tu sei sia direttore del doppiaggio sia doppiatore, quindi ad esempio anche giochi più piccoli, no? Vedo anche Call of Juarez, Bound in Blood, io ci avevo giocato ad esempio, e lì no, non hai fatto da doppiatore, ma avevi doppiato un personaggio. Sì, non ho fatto il direttore, sì. Ma quello Ok, capita. Anche, mi metto anche nei giochi che dirigo io, ma sempre a fare riempitivi, cose così, perché non ho velleità, insomma, di fare l'attore, di fare il doppiatore. certo. Mi piace di più. Cioè, ci sono delle cose che mi diverte molto fare. Su Assassin's Creed, per esempio, quel personaggio che feci, che era Clay Kaczmarek, che era il soggetto 16, quello prima di Desmond, Sì. che quello che era impazzito poi, eccetera, eccetera. Quella fu una scelta casuale perché abbiamo finito la lavorazione verso agosto. Non avevo più attori, non sapevo. E l'ho fatto. Ma di solito mi do personaggi molto, molto più piccoli, insomma. Anche su Certo. Blizzard, quando io ho centinaia di orchi, orchetti, passanti, paesani, Qua su Aston, su WoW, su così. Ho si apre una fatto il parentesi tablet. enorme con i titoli Blizzard. Vabbè, lì sì. Lì è stato un approdo di più di 10 anni fa, mi sembra, perché io avevo fatto molto Ubisoft, avevo fatto parecchio Activision, avevo fatto qualcosa per Rockstar, avevo fatto Bioshock il primo, che era stato veramente molto molto bello, ero molto preso dalla storia, l'atmosfera era meravigliosa. Fu una follia la lavorazione, però il risultato fu veramente buono. Poi feci Mafia, City of Lost Heaven, il Bellissimo, primo. ma Il primo. quello doppiaggio capolavoro. Sì, quello è veramente il primo vero doppiaggio dove facevo anche la scrittura, eccetera, eccetera. Quello è stato bello lì poter lavorare sugli accenti. E quello è stato molto bello e mi è piaciuto fare anche, ricordo, Mekong, poco dopo, dello stesso studio polacco che aveva fatto Mafia. Mekong era un'avventura appunto. Molto bello, Vietcong era uno dei primi giochi che aveva un sistema di NPC, amici, compagni di squadra con cui andavi in giro, un gioco sottovalutatissimo, ma è molto bello, io me lo ricordo, l'avevo giocato da piccolo, Vietcong, in italiano sicuramente. Sì, ci ho passato veramente ore. Perché poi è bello che sto lavoro qua, è bello che fai le cose e poi te le rigiochi, ti arrabbi parecchio, no? Ti ci incazzi perché dici, ma nonna mia, ma perché gliel'ho fatta dire così? No? Però capisci che piano piano vedi le tue stesse cose, capisci i tuoi stessi errori perché doppiare un gioco non è come doppiare un film, non è che puoi avere un'immediatezza. Io quando doppio i filmati li vedo, no? Li vedo, faccio un premontato, poi mi mandano il montato quello vero, il mixato, eccetera, eccetera. È immediato.
ci sono altri tipi di problematiche, però dirigere un videogioco ragazzi, è guidare con gli occhi chiusi. Cioè, E questo ogni metro devi ringraziare il cielo che sì, va bene. Se posso, questo è molto giusto dirlo perché diciamo che c'è ancora molta ignoranza riguardo al settore. Adesso fortunatamente sta iniziando a diffondersi un po' più di consapevolezza, però ad esempio molti utenti, molti giocatori ancora oggi non sanno che spesso i doppiatori si trovano a doppiare senza vedere il gioco a schermo, quindi senza vedere le scene a schermo. E quindi è un problema. E questo molti utenti non lo sanno neanche oggi, è giusto dirlo. Sì, quando avviene quella strana magia per cui tutto funziona, i toni sono giusti, io urlo al miracolo perché veramente è stato un miracolo. Tu, direttore, hai una responsabilità rispetto a quello che è il risultato, è enorme. Perché l'attore non è che vede, dice, guarda, lui entra in camera, la vede sdraiata sul letto, appoggia la borsa, è stanco, si siede, lo vedi l'azione, cosa succede, no? Qua sei tu che devi raccontargli ogni scena a loro. E quindi, se vuoi ottenere di buoni risultati, sei il narratore, sei il cane del cieco che sta avanzando. E quindi è una grossa responsabilità. Devi prenderti delle scelte che non sono solo artistiche, perché nel senso devi avere una tua idea di che prodotto stai facendo, no? Ma proprio guidare gli attori all'interno di questa storia, perché loro come se facessero un radiodramma. E senti, e Cioè, cambia da iniziare prodotto a all'improvviso. prodotto questo? Cioè, ci sono dei titoli o magari delle software house che ti danno del materiale più usabile, diciamo così. Ma sicuramente ci sono, cambia di situazione in situazione. Ci sono dei prodotti che adesso stiamo doppiando quasi intera. Stiamo noi come gruppo Keywords, dico, stiamo doppiando dove ci sono tantissimi contributi filmati, per cui tutte le cutscene le hai, ok? Le hai e quindi è meraviglioso. Se tu non hai a disposizione le cutscene, uno devi avere un immaginario notevole come attore e come direttore una capacità di spiegargli la situazione. E due, devi cercare di coprire, questo tecnicamente, purtroppo, un sound sync. Voi sapete cosa Sì, intendo quando parlo di certo. sound sync? Sincronizzare il labiale, no? Immagino. Sì, no, allora, noi quando lavoriamo solo con i file, senza le immagini, noi abbiamo delle forme d'onda, ok? E tante volte ci chiedono di rispettare queste pause. Quindi vuol dire cacciare dentro il testo preciso sul file tecnico perché loro poi lo dovranno montare. Loro lo fanno questo per sicurezza. Il problema è che se metà di questa battuta è detta di spalle, e come capiterà, tu questa battuta la potevi recitare anche molto più tranquilla, molto più morbida, dicendola normalmente, perché tanto era di spalle, non avevi problemi di rispettare le pause. Certo. E quindi lavorare sui video è sempre meglio, è sempre meglio. Guarda, Certo, c'è una contestualizzazione. perché Perché il movimento, perché la voce cambia se ti siedi, se ti stai alzando, se vedi un'azione. A parte la chiarezza della traduzione, che è impossibile sbagliarsi, no? Davanti a una scena che vedi. Però se questa scena te la devi immaginare, un you in inglese, se non hai il contesto, tuo where are vo. you going? Cioè.
Ok, dove vai? Dove andate? Dove va? Se deve dargli un uso formale, cioè, Certo. è sempre molto, molto difficile. Lui è traditorissimo. Poi noi abbiamo una lingua abbastanza unghietta, verbosa rispetto all'inglese. Loro in quattro sillabe hanno già detto un concetto. Per noi spiegarlo, devi fare i salti mortali per sintetizzare, per farcelo stare. Adesso, secondo me, la novità, secondo me, più grossa è i motori che riescono a cambiare l'animazione in base all'audio. Certo. È già da un po' di Allora hai anni, una però. libertà, scusate, deve durare un tot. Tu però ti prendi le pause dove vuoi, la stendi dove vuoi, la consumi come vuoi la battuta, non devi rispettare rigidamente perché c'è un'animazione che apre la bocca e in quel momento ce l'ha chiusa. Mi ricordo che il primo, non penso tu abbia avuto niente a che fare, è stato Half-Life 2. Nel 2004 era il primo gioco che aveva proprio questo sistema di animazioni facciali per cui c'era un embrionale movimento delle labbra del personaggio rispetto a ciò che lui diceva. Poi anche gli Elder Scrolls, Oblivion, mi ricordo, Sì. e da lì in poi si è sviluppata presso molti altri titoli. Certo. E adesso cyberpunk, no? E adesso cyberpunk, sì. Senti, io volevo farti una considerazione, se posso, Plinio, se vuoi tu. No, vabbè, io ho domande, però A uguale. me piaceva perché ho notato che Leonardo ha un modo anche di approcciarsi, forse dovuto all'esperienza un po', chiamiamolo sentimentale, cioè ti sei reso perfettamente conto non solo della tua situazione, ma sei direttore del doppiaggio, quindi devi sapere come gestire gli attori, devi sapere insomma fare anche delle manovre che richiedono una certa sensibilità, no? Quindi mi viene in mente questo, anche per via della tua esperienza. Oggi è una domanda un po' volutamente provocatoria, quindi sono molto curioso di sentire cosa mi dici. Oggi io guardo me, guardo i miei amici, le nuove generazioni, eccetera. Spesso sembra che il sistema del doppiaggio in generale non sia in qualche modo apprezzato come una volta, o forse non è percepito più con grande necessità, cioè con i sottotitoli immediati a ridosso dell'uscita di una puntata, capito, dell'ultima serie, per cui non puoi neanche, cioè se tu la vuoi vedere immediatamente non stai neanche ad aspettare, poi adesso c'è Netflix e tutto, quindi escono insieme, però in generale capisci cosa intendo. Cioè sembra che la gente si stia spostando di più verso o una conoscenza dell'inglese che gli permette in qualche modo anche di dire: io mi guardo l'opera in lingua originale, così ne colgo tutte le sfaccettature, sai, che l'originale creatore voleva dare. Dall'altra, magari, perché conosco l'inglese, no? Dall'altra, se non lo conosco, comunque magari le voci le tengo in inglese e poi c'ho l'interfaccia, i sottotitoli e le altre cose in italiano, no? Quindi tutta questa premessa per farti dire: a cosa serve oggi nel 2020 il doppiaggio? Cioè, dammi il grande valore di questa cosa, anche rispetto all'enorme tradizione italiana, ovviamente, che tu dicevi in precedenza. Allora, noi non abbiamo la pretesa di fare una cosa identica all'originale. Nel senso, l'originale è pensato per quella lingua lì ed è chiaro che tutto è piegato in direzione di quella lingua là e noi dobbiamo stare all'interno di una traccia che loro hanno. Perché lo facciamo? È da un lato la difesa di una difesa culturale di una lingua che secondo me è bella, è ricca, è piena Certo. di sfumature, di modi. È la lingua nostra che usiamo tutti i giorni. Facciamo un servizio per tutti quelli che, uno, non hanno una conoscenza dell'inglese così approfondita da potersi godere un prodotto ludico o anche cinematografico, televisivo, quello che volete, appieno perché comunque la lingua è un muro per la comprensione. Puoi cogliere qualche parola, però te ne perdi tre, perdi significati. Questo è un peccato. Io
che ha un buon inglese. Giocare a World of Warcraft non perché in italiano, non perché non capissi quello che è, però se giochi alle 10 di sera fino alle 2. Leggerti la spiegazione in inglese comunque è ok, te Sei la leggi stanco. in italiano, te la godi. Non è che ti tolgo delle emozioni, cerco di rifarti le stesse emozioni. Poi ripeto, guardate che questo è un tema che abbiamo discusso per anni, per anni, per anni. Siamo tutti adulti e vaccinati, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole. Cioè, però non posso negare e fare una cosa così drastica da dire no, te non sai l'inglese, non importa, cioè, te metti i sottotitoli, perché giocare un gioco leggendo i sottotitoli o entrando e ascoltando solo le voci ha un'immersività diversa, secondo me. Chiaro? Certo. Sì. E a questo proposito cioè, si apre un discorso enorme sul doppiaggio di WoW che è arrivato soltanto nel 2012 con l'espansione Mist of Pandaria, quindi 8 anni dopo il lancio originale. Immagino che sia stato un lavoro immenso, mesi. Sì, mesi di preparazione, di discussioni, tutti i generi. Sulla nomenclatura, discussioni che vanno avanti ancora adesso, c'è ancora gente che ti dice: no, però Roccavento è bruttissimo, Nordania. Undercity è molto più bello. Sì. Questa è una politica che ha fatto Blizzard, non è che l'abbiamo inventata noi. In Certo. Bravo, spagnolo dillo non trovi questo. Ah, quindi la scelta Blizzard. una parola in inglese nel World of Warcraft, in francese men che meno, sono anti-inglesisti, per cui cioè, tutto quello è. Stranamente, l'unico ad aver alzato la manina su Diablo 3 sono stato io, nel senso che ho detto: scusate, ma perché un mondo fantasy deve chiamarsi Sanctuary? Cioè, deve avere un nome inglese? Chi l'ha detto, no? E quindi siamo stati gli unici ad aver chiamato il mondo di Sanctuarium, perché secondo me il latino è bello, è giusto Sì, poi per da quella Diablo. mistica sicuramente. Diablo. Sì, Sanctuarium, infatti cioè, è quella roba lì, ma perché dovrebbero chiamarlo in inglese? Non si sa. Quindi, ripeto, questo discorso qua è proprio veramente la storia dell'uovo e della gallina. Cioè, abbiamo fatto discussioni infinite sui troll napoletani che riconosco essere una scelta mia, una mia idea di trasposizione. Potevamo fare i nani bergamaschi, ci siamo limitati a quello, però Piemontesi. ci sembrava molto caratteristico e all'inizio c'è stata una specie di rivoluzione, ah no, ma come? Poi tutto sommato entri nel gioco e ci sta, Sei ci funziona, sta. certo. Cioè, se lo dai come. Ma perché no? Vabbè, perché dovrebbero parlare giamaicano? Sì, Perché esatto, certo. perché i Draenei dovrebbero parlare russo? Non si sa. È No, quindi vero. no. Però i troll ci sembrava simpatico fare questa cosa. Poi, se parliamo tra l'altro di Diablo, la saga è stata doppiata in italiano già fin da Diablo 2. Noi ricordiamo, siamo appassionati di Diablo 2 e dei suoi filmati e delle cinematic doppiate in italiano, vero Asks? Ma guarda, per me, io ancora oggi a distanza di tantissimi. Vabbè, poi Diablo 2 per me è stato un gioco epocale, ovviamente. Marius era No, bravissimo, straordinario. bravissimo. Cioè, quando all'intro, che c'è la taverna che brucia, lui esce, segue il viandante oscuro e dice da quel momento in poi andammo a est, sempre verso est. Cioè, Sempre verso quella est. parte lì, quegli ultimi 30 secondi sono il sublime. Io li rivedo ancora oggi ma mi commuovo, capisci? Perché, certo, Scarrelli è ricordo. un grandissimo attore. Io veramente devo dire, sono molto fortunato perché mi trovo a lavorare con la gente molto, molto brava, dei fior di professionisti.
che sono veramente in grado di dare tanto. Diablo 2 non l'ho diretto io, Mario Scarabelli è uno degli attori che uso più spesso, più volentieri. Thorbjorn in Overwatch, Gul'dan in Hearthstone e World of Warcraft, per cui insomma, perché è uno che cambia molto, capace di usare molti registri, Sono opere forte. d'arte, opere d'arte. Sì, no, cerchi di trovargli la voce giusta. Guarda, quando funziona quella storia lì, io non so se voi a che punto siete di cyberpunk, ma c'è una scena in un club con due donne. Racconta Non so se vuoi dire. tranquillamente, ragazzi, medio Fanno rischio beat. spoiler, chi se ne importa, racconta, dai, dai che... Va in questo locale dove incontra questa committente, questa Evelyn, che è una molto sofisticata, e gli presenta questa tecnica di BD che si chiama Judy. Cioè, Sì. ero lì, caspita, ero dentro, era perfetto, era filmico. Ah, Le sì. voci erano perfette, erano giuste loro, giuste di recitazione, giuste di voce e volto, erano perfette. Cioè, ci sono delle volte in cui sono state registrate in due studi diversi, in due città diverse addirittura, ma sembra che si copino. Col Covid, certo. No, e questo è stato pre-Covid. Ah, Questo prima. è stato pre-Covid, Quindi cioè, abbiamo lavorato quasi 2 anni, vi siete su. mossi con grandissimo anticipo, quindi. Ebbene, noi abbiamo cominciato a fare i casting primi mesi del 2019. Vedi, incredibile. Quindi ormai i giochi di oggi sono talmente grandi che non si parla più di mesi, ma proprio di anni per doppiarli tutti. Sì. E Incredibile. di notte sveglia a discutere, perché poi io in questa operazione qua, appunto, non sarei mai riuscito a farla da solo come direttore. Una mole tale da. E quindi ho avuto la collaborazione di Monica Codena, che è una bellissima direttrice che sta a Roma, con la quale abbiamo fatto tutto il lavoro di casting iniziale, chi ci sta meglio. E poi si è aggiunto Stefano Scamardella, che è un altro bravissimo direttore, sempre lì a Roma. Perché veramente il numero di attori coinvolti era notevolissimo, di Di quanto operatori. parliamo? 50 persone, di più? Più o meno? Di più. Di più. 100 Madonna. persone. Di più. Quindi un Madonna. centinaio di doppiatori, possiamo dire, 2 volte tanto. eh? 200 doppiatori. Sì, circa Incredibile. 200 voci. Incredibile. Quindi oggigiorno le voci non vengono più riutilizzate. Nel senso, io mi ricordo che ai tempi di Oblivion c'erano 5 doppiatori per migliaia di NPC. Oggi non è più così, parliamo di centinaia di attori. Beh, allora è divertente perché io guardo ogni tanto le distribuzioni, guardo i primi anni che facevano queste cose qua negli studi esterni, e vedo lo stesso Diablo 2, c'è Balzarotti, per dire una persona, che fa Tyrael e contemporaneamente fa anche Mephisto, se non sbaglio, e contemporaneamente fa il capo dei mercenari di Lucarelli. Sì. Allora dici, vai, va bene, ok, hai uno di questi ruoli, fermati lì. Invece una volta si faceva veramente con pochissimi attori tutto. StarCraft, il primo, era veramente fatto con 8-10 attori. 4 gatti, 8-10. insomma. Sì, che quando lo ascolti dici, mamma mia. Warcraft 3. Sì. Partiva con il sogno di Medivh che compare a Thrall, Sì. Bravissimo, lo citano in chat. e Thrall e Medivh sono fatti dalla stessa persona, Quindi lui dalla stessa azione. si fa una domanda e si dà una risposta. Sì. Bellissimo. E chi è questa Pensa persona? Se si può dire. a te. È Riccardo Lombardo. Ah, È ok. Perché Riccardo giusto in Lombardo. chat, guarda, L'autore torinese, tra l'altro.
incredibile, senza neanche saperlo, hai risposto a una domanda della chat, perché comunque in chat citano Medivh di Warcraft 3, quindi proprio lui, no? Sì. Quindi Medivh, bellissimo, vedi quanti Vabbè, adesso che aneddoti. l'abbiamo rifatto, abbiamo proprio cambiato radicalmente la cosa, perché poi, avendo fatto poi World of Warcraft, tutti gli Hearthstone, ci sono dei personaggi che sono stati riassegnati, Certo. e quindi abbiamo coerenzato tutto, come dire. Sì, con Ci ha fatto di rendere Refogge. coerente tutti i prodotti. Beh, insomma, davvero un lavorone. A tal proposito, io ne approfitto anche per chiederti, siccome vedo che anche in chat in molti fanno questa domanda, allora ti chiedo qual è il personaggio che più ti ha emozionato oppure o che ti ha fatto divertire nei tuoi lavori e anche qual è quello che ti ha creato più difficoltà o comunque più problemi, diciamo. Dirigere, dicono dirigere. Come vuoi, sia dirigere che doppiare. Partiamo col dirigere, diciamo, dirigere. Guarda, è molto difficile fare questa risposta qua. Devo dire, forse ultimamente sto diventando vecchio e ci sono delle cose che mi emozionano. Per esempio, ho diretto una parte di Heavy Rain anni Ok. fa. Ho diretto Pieninsegno, ho diretto Lagerini, ho diretto alcuni attori. E lì per certe cose è stata una forte emozione con Pino Insegno, per esempio. Poi, tra l'altro, a me era la storia di uno che rapiva i bambini, di un padre che cercava. Sì. E a me mi era appena nato mio figlio, quindi insomma ero coinvolto emotivamente. Però devo dire, anche ultimamente ci sono un paio di scene di attori. Vabbè, non ve le sto a dire perché ve lo rovino, però il gioco è sempre cyberpunk. E alla fine della take di un'attrice in particolare, di un paio d'attrici, io avevo proprio i lacrimoni lì, perché Chiaro. era veramente coinvolgente. Cioè, e quando riesci a fare questa roba qui, sei contento di tuo, perché sei comunque, ne esci comunque convinto che questa cosa qua riuscirà a emozionare anche gli altri, insomma. Lui. Sì, chiaro. Poi come dico in chat, anche Luca Ward ha lavorato, Johnny Silverhand, no? In Johnny Cyber. Silverhand ha lavorato, è stato un grosso impegno anche lì. Io non l'ho diretto, devo dire la verità. L'ha Ok. diretto Monica Codena o l'ha diretto Stefano Scamardella per una questione di sede, perché io stavo a Milano e loro stavano per lo più a Roma. Sembrava che venisse a fare un turno anche su a Milano, perché era qua in tournée, poi invece è saltato e abbiamo rifatto tutto a Roma. Però anche lì, sì, vai a trovarti con un mostro sacro, insomma. Chiaro. Assolutamente. Ci sta, ci sta. E per quanto riguarda invece i personaggi che tu stesso hai doppiato, se ce ne sono. Mi diverte fare. Morto. Ragazzi, all'improvviso è finito tutto. Discord è crashato. Si è disconnesso Plini. Si sta cercando di riconnettere. È esploso tutto. Era una domanda che non si poteva fare. È per questo, ragazzi. È arrivata la scure di Discord. Ci ha censurati. Non si può dire qual è il personaggio da lui doppiato più bello. RIP. Vediamo se riesco a riavviare tutto. Ah, guardate. Due puntini che girano. Senza un perché. Esplosi tutti.
Bene ragazzi, allora nel frattempo raccogliamo qualche domanda, perché no? Fate, non vedete neanche più me, perché anche la mia webcam è esplosa su Discord. Quindi semplicemente sentite la mia bella voce e facciamo una raccolta rapida di domande, così quando riusciamo a ricollegarci gliele poniamo subito. Se ne avete, ovviamente. Comunque, così, giusto per intrattenervi. Ah, non posso neanche farvi vedere la mia webcam purtroppo perché OBS è incompatibile. Ecco. Forse riusciamo a collegarci. Grazie raga, esatto. Dentro con le domande, così poi appena. Connessione in corso al server. Allora, Kitommy, beh, sicuramente uno dei miei preferiti è stato Asks quando se la prendeva con Death Stranding. Devo dirti che lì mi è piaciuto moltissimo doppiarlo perché dava sfogo a tutta una serie di pulsioni represse. Era un personaggio complesso, tormentato, e quindi mi ha fatto molto piacere doppiare Asks che ce l'aveva con Death Stranding. Sì, un'altra cosa molto bella è stato quando ho dovuto fare il. Aspettate che mi metto. Non si riesce neanche a vedere la webcam intera. Pensate voi. Quanto è brutta questa cosa, e niente da fare. Un'altra cosa che mi era piaciuta molto era stata fare il. Ve lo ricordate il processo degli MMO? Il processo degli MMO era fighissimo, quello era bello. Come stiamo andando? Mi chiede Leonardo. Tutto bene, peccato che sia morto tutto, c'è giusto questo piccolo problema. La cosa triste, ragazzi, è che io vorrei mettermi in webcam a schermo intero, ok? Però il problema è che la webcam deve andare su Discord, capite? Quindi non può andare in entrambi i programmi allo stesso momento, per cui se io metto la webcam a schermo intero, vedete, mi esce uno schermo nero. Quindi no, non potete neanche vedere me, ragazzi. Non so cosa farvi vedere. Cosa ci vediamo? Ci vediamo alla home di MMO.it intanto che torna tutto? Domanda super ignorante. Ma. Ah, ok, no, questo è per me. Ah, Royal Vira l'ha visto il processo degli MMO una settimana fa e aspetta il prosieguo. Ma pensavamo anche noi di fare il prosieguo. Adesso mi dispiace moltissimo di questo momento awkward, ragazzi. Potete sfruttarlo per flammare un po'. Così c'è l'anonimato totale, non vedete neanche che faccia faccio. Potete dirmi delle robe. Il trial. Sì, ABQ, assolutamente. La prossima domanda che facciamo è sicuramente legata a quello. Ecco, forse stiamo. Ecco, eccoci, ragazzi. Oh, perfetto. Mannaggia Discord, è esploso Discord, Tranquillo, ho ragazzi. Proprio sul intrattenuto i nostri utenti nel frattempo. Eccoci di nuovo. grande, passato. Proprio sul più bello, dove eravamo rimasti? Stavo chiedendo a Leonardo invece dei personaggi che ha doppiato. Ah, dei personaggi. Che mi sono piaciuti, Dicevo, ovviamente. no, mi è piaciuto molto fare il matto. Mi diverte molto anche fare il colonnello Richtofen, perché comunque l'attore originale è veramente bravissimo. Faccio delle fatiche per inseguirlo sulla bravura, è veramente bravo. E mi diverte molto, insomma, molto ironico così. Ma sì, direi che queste cose qua. Ziggs è divertente anche. Zix, carino. Mi è divertito fare il Ralph, il meccanico balbuziente di mafia. Bellissimo. E mi è piaciuto molto, ecco, mi è piaciuto molto fare in Mafia 1 Sì. una particina piccolissima che non era scritta per essere, scusate, voglio, ecco,
Vieni qua. Scusate. Il gatto. Un gatto bellissimo. Dov'è? Una belva. Pure un gattaro, grande. Sì, ne abbiamo tre qua. Sì. Ah. Siamo molto gattari. Bellissimo. E mi divertivo a fare quella. Si chiamava Salvatore, credo. Ed era lo scassinatore, che a un certo punto tu vai in una villa con Tom e devi scassinare una cassaforte. E non era scritto per essere napoletano, invece, siccome io ho questa passione per Napoli, l'ho fatto napoletano e l'ho recitato io in napoletano, ma non era scritto che fosse Ah, napoletano. Ho ho detto, vai, capito. facciamo una. Ce l'ho perfettamente presente perché mi sono rimasto. Facciamo un italo-americano che non sia il solito siciliano, ecco. E quindi da lì è venuto fuori. Ci stanno certe cassaforti che sono belle complicate. Quello è stato mio nonno che mi ha insegnato. Bellissimo, ma certo. Tutto fatto. Sì, me lo ricordo benissimo perché, guarda, un paio di mesi fa, prima che uscisse il remake, Sì. mi sono rivisto tutto Mafia, il primo, l'originale doppiato in italiano. Quindi me lo ricordo perfettamente, la scena della rapina in villa. Sì, ma tu non sai quanto avrei voluto fare rifare il secondo, perché poi cioè, faresti tutto, cioè, io farei tutto, mi piace tutto questo Certo. gioco qua. Vero appassionato. Romantico, Ti fanno i anche. complimenti per adesso poi mi dici se l'hai diretta tu o no, comunque Gatti. fanno i complimenti per l'interpretazione di Sigma di Overwatch e per il gatto, ovviamente. Ah. Sì, allora, Sigma di Overwatch non sono io. Sigma di Overwatch come attore è Luca Semeraro che. No, no, ma se non hai diretto tu anche cos'è, comunque va bene, un Sì, complimento. no, no, li dirigo tutti io, sì, Ecco, ecco. tutto Overwatch l'ho diretto io. Sì, sono 10 anni che tutto quello che esce di Audio Blizzard ci sono dietro io. Questo proposito, già che parliamo di Blizzard, volevo anche chiederti, secondo te non c'è il rischio che negli ultimi anni, cioè a volte forse c'è un po' l'impressione che negli ultimi anni il pubblico sia diventato esigente, forse fin troppo esigente, che quindi sono sempre lì a commentare, a dire ma questo ha detto sbagliato, anche se poi magari non è vero, no? Comunque c'è un po' questo, sicuramente si è alzato il livello, a tratti forse un po' troppo le esigenze del pubblico. Che ne pensi? Sì, quando fai una traduzione fai sempre un'opera di mediazione, chiaramente, come dicevo prima, l'inglese è molto più breve, per cui devi un po' parafrasare, girare la frase e devi rinunciare a qualche parola, sicuramente. Quindi io ho visto una discussione su un filmato su Illidan che diceva una cosa e dicevano che traduzione del cavolo, non dice. Dice un'altra cosa, sì, è vero, dice un'altra cosa e scrivevano quello che doveva dire. Non so anch'io l'inglese, però su quel labiale lì non ci sarebbe mai stato, mai. Per cui tante volte, sai, è molto facile fare delle critiche e tante volte c'hanno anche ragione. A me Beh. piace, cioè, assolutamente un atteggiamento snobistico del tipo io so io, voi non siete niente. Cioè, io scrivo anche su YouTube quando fanno degli apprezzamenti o anche delle critiche, sono anche pronto a rispondere, insomma. Quindi, però, veramente alle volte ci sono delle polemiche che sono un po' stupidine. Inutili. Sì, cioè, quando mi criticano una cosa dicendo. Proponendomi una frase du lunga due volte, capisci? Cioè, è un po', gli dici, ma guarda che labiale, come ci sarebbe stata su questa cosa qua? Certo, le persone. Tempo fa scrissi una cosa bellissima, era una delle poesie di Shao Hao, dell'imperatore di Pandaria, non so Ah. se vi ricordate. Ed era tutta una poesia, io l'ho scritta tutta in terzine decasillabo, ma proprio dantesche, cioè stanotte. E le critiche di uno era, ah, ma non è neanche in rima, non è neanche a tempo, non c'entra niente. Cioè, non so, è giusto che tu
Io ho detto, sono stato lì 3 giorni a dire, vabbè, ma gli rispondo, non gli rispondo, perché poi sembra sempre, no, scusa, no? E invece poi c'è stata altra gente che gli ha risposto, gli hanno citato Dante, gli hanno linkato Benigni che leggeva Dante e gli hanno spiegato questa cosa. Quindi la rete si corregge un po' da sola. Sì, beh, sai che c'è il detto, non c'è modo migliore per ottenere una risposta su internet che dare una risposta sbagliata. Sì, assolutamente. Senti, In qualche tu modo. hai citato prima questa cosa, ad esempio, no, in rima deve stare, eccetera. E parlando con Kravutz, questo gli do anche la paternità di questa osservazione e anche in realtà nella nostra esperienza, Plinius pensa ad esempio a Titan Quest. Ci sono dei casi in cui quello che va tradotto e poi va doppiato non è un testo in prosa o un dialogo normale, ma magari appunto una poesia, ci sono delle rime, ci sono delle La profezia. allitterazioni, ci sono Io dei giochi. ogni 3 mesi ho una canzone di Hearthstone da scrivere. Ah, È ecco, vero. perfetto Ecco. allora. Un Ogni 3 mesi c'è una canzone nuova. bel Quindi ogni volta è casino. una sfida. Madonna. No. Certo. Sì, tu pensa, quella, non so se ce l'avete presente, si chiama Hearthstone e casa, è una canzone corale molto lunga di questa ragazzina che entra in questa taverna e cantano tutti. Sì. Con cori e lì ci abbiamo messo tipo un mese a farla, no, a registrarla, no, un mese a scriverla. Certo. Cioè, perché comunque la scrittura di quella roba lì non è mai una roba che ti viene di getto. Certo. Ci sono delle volte che ti viene di getto. Ce n'è una che si chiama in inglese Rastakhan Rumble, la sfida di Rastakhan, se non sbaglio. È una canzone dei troll della giungla, che è molto selvaggia, così, che noi abbiamo fatto tutta in napoletano, ovviamente, e che ha un numero di visualizzazioni su YouTube spaventoso, ma parliamo di 850.000, una roba del In genere, italiano. in italiano. Pensate. E quella lì l'ho scritta una volta che era brutto e non sono andato in ufficio in moto e l'ho scritta in metropolitana mentre tornavo, ma proprio scritta così come è venuta fuori. Kravus l'ha linkato il video. Sì. Altre ce ne sono, altre che sono dei parti, perché devi stare in metrica, Certo. devi stare sulla melodia, chiaramente, devi stare sul significato. Perché non è che posso scrivere di una roba completamente diversa, devo essere abbastanza fedele per quanto possibile, poi ci sono delle volte che proprio non ce la fai e dici, vabbè, ok, scriviamo un'altra cosa che abbia senso per questo contesto qua. Però devo dire che siamo sempre stati molto fedeli all'inglese e non è affatto una cosa facile, insomma. Chiaro, sì, infatti a questo proposito Kravus citava anche il trailer cinematic di Diablo 4, quello che è stato mostrato alla BlizzCon del 2019, che anche lì c'è stato un gran lavoro con la poesia, insomma, Sì, lì c'è veramente. stato un grosso lavoro perché, a parte che io ci tenevo tantissimo a quel filmato lì, mi piaceva tantissimo, ho detto, no, ero in lavorazione ero in lavorazione già con Cyberpunk, mi è capitato in mezzo e ho detto, no, questo lo seguo assolutamente io e ci ho perso molto perché c'erano molti labiali, c'era questa poesia che andava sentita 3 volte in 3 momenti diversi e quindi doveva essere adatta e doveva avere un senso. By three they come, by three thy way opens, by the Eh blood of the willing, sì, in tre si we call thee scende. home. E lì cosa fai? Per tre, no, c'è un by three, by, cosa fai? Perché poi inglese aulico, tra l'altro, inglese aulico. Sì, perché c'è il zii, eccetera, eccetera. E poi ti fai centinaia di problemi perché lavori con la copia non renderizzata del film e
E poi nel momento in cui c'avevi quel labiale che ti ha fatto impazzire, eccetera, eccetera, ti arriva il filmato finale e lui è completamente in ombra in quella scena lì. Perché Certo, dici, io sono però impazzito. è anche Lui uno poi. dei momenti più belli, forse più creativi, no? Cioè, è vero che c'è questa difficoltà enorme, però pensa, cioè, io immagino appunto te in metropolitana, la libertà che avevi mentale proprio anche di pensare a questo, cioè, io me lo immagino come una cosa un po' romantica in qualche modo, cioè un bello Molto romantico. sforzo, no? Uno sforzo di pura creatività. Sì, ma io sono convinto che questo è un lavoro creativo, sia quando fai il direttore, sia quando fai come me, anche la scrittura tante volte, no? L'adattamento. C'era come si chiama? Su Wings of Liberty c'era un gruppo di Jim Raynor, che erano come si chiamava? Raynor Riders, ok? E noi avevamo pensato a tante cose, tanti titoli da dargli, ma nessuno aveva la R. E un giorno, mentre lavavo i piatti, ho detto: Madonna, i randaggi di Raynor, RR, no? C'era il doppio. Randaggi, dava bellissimo. Non c'entra niente con Riders, ok? Non c'entra niente, Beh, c'è però ci sta. sempre il movimento comunque, cioè, Il in realtà. movimento, però insomma, i randaggi siamo dei tipacci, siamo dei ribelli, no? Perché Tosti. i ribelli di Raynor erano un po' così. I randaggi, ma tu mi chiedi se lavavo i piatti, ma non so cosa succedono. Io, ripeto, dal mio lavoro non dipende la vita di nessuno, non è che salvo perché faccio il cardiochirurgo, eccetera, eccetera. Quello che vorrei è rendere godibile certi prodotti, spero di esserci riuscito, ma ripeto, è una tale passione che non stacco mai, cioè, stacco poco, diciamo, con la testa. Ma perché mi piace, perché è il mio modo di lavorare. Non sono uno metodico, sono uno con i lampi, sono uno che dice: Vabbè, questo mi viene in mente dopo come farlo. Vado avanti, intanto ci penso. Guarda, io direi che possiamo rispondere in chat. C'è una domanda di Aki Tommy che ti chiede, tornando appunto sull'argomento sempre verde dei troll su WoW, no? L'accento dei troll su WoW è giamaicano. I giamaicani, dice, è un popolo molto superstizioso. È vero che è stato usato il napoletano per le stesse ragioni di affinità culturale, diciamo? Sì, in qualche modo sì. Cioè, io ho Ok. detto, cos'è una corrispondenza nostra? Cioè, no? Certo, qual è l'equivalente? O malocchio, non lo Sì, so. sì. Cioè, Non potevano essere i no? piemontesi, insomma. Non potevano essere piemontesi, no? No. Quelli dell'Alleanza sono i troll, li facevano napoletani. Secondo me sì, no? Ci stava. Poi c'era questo Mon, e abbiamo detto, Mon come lo pronunciamo? Perché Bellissimo. sì, a Waglio, e molto spesso abbiamo fatto questo Goomba Compa, certo. che è servito poi per maschile e femminile, eccetera, eccetera. Però c'era una somiglianza fra certe cose, no? Culturale, sì, chiaro, molto Culturale. bello, molto interessante, bello, bello. E infatti poi abbiamo fatto gli zandalari, che erano un pochettino, volevamo farli più posillipo, Un cioè battoto quelli che parlano napoletano così, hai capito? Che, cioè, sono napoletani, però ci tengono a parlare l'italiano, e però contemporaneamente si sente comunque l'accento, no? Invece gli altri, i troll, sono così, no? Qualcuno ha chiamato dottore, sono più grattati, E se dovessi, chiedono in chat, se dovessi trovare un accento ai Tauren, cosa metteresti? insomma. So che sono così pacifici. Sono nativi indiani di fatto i Tauren. Sono indiani, sì, quindi sono Belle rosse. molto.
so se si prestano molto a... Italiano standard e basta, Sì. forse. Prendiamo. Veneti, a me sarebbe piaciuto tantissimo fare i nani veneti. Ostia, mi ha No. portato cosa? Mi ha Quello lo portato dicevano anche cosa? prima in chat, era un'idea geniale, cioè se la community di Allora, MMOIT può indirizzarti verso questo, sappi che siamo tutti concordi nel fatto che i troll, i nani bergamaschi o di Venezia o comunque di queste parti del nord-est si adatterebbero la perfettamente. zaia. Perché è gente che lavora, Sì, capito? Gente. certo, esatto. Beh, è stato molto, molto divertente. Prendiamo ancora una o due domande e poi ti In lasciamo andare, chat. che è tardi, caro Leonardo. Poi faccio un'ultima domanda io. Allora, in chat chiedono se puoi dirci qualcosa sul doppiaggio di Overwatch perché fanno i complimenti. È qualcosa di fantastico, adattamento è pazzesco. Non so, qualche aneddoto su Overwatch. Allora, l'adattamento. Allora, noi abbiamo tutto un team che lavora su Overwatch, che team di gente che comunque come me è appassionata al gioco, eccetera, eccetera. L'adattamento di quasi tutti i film che sono usciti l'ho fatto io. Sono un gran giocatore di Overwatch. Sì, giochi Sono tanto Overwatch tu. un grandissimo giocatore di Sei un Overwatch. gamer. Cioè, non so, proprio un game. Cioè, io veramente devo giocare. Sì, ma ti Vai una capisco, partita devi e giocare, c'è quella voglia di giocare. sì, e poi Non lo senti, lo fai, devi e giocare. dice, no, troviamo delle voci caratteristiche, insomma, noi sapete cosa abbiamo rispetto all'inglese? Noi non possiamo usare tutti quegli accenti, abbiamo scelto di non usarli perché sarebbero stati un po' cartuneschi, Sì, un po' troppo caricaturali. cartuneschi. Overwatch è un prodotto disneyano come... Come forma, non è il realismo, no? È disneyano, però deve avere una sua coerenza. Sapevo che avremmo avuto molti filmati da fare, e quindi, per esempio, prendere i due fratelli giapponesi, prendere degli attori giapponesi sul serio, ci avrebbe creato delle grosse preoccupazioni, perché magari trovi due giapponesi, ma non trovi il finlandese, non trovi lo svedese, che fai? Fai fare l'accento buffo un italiano tipo svedese? Alla Fantozzi, faccio l'accento svedese. Capito? Cioè quella cosa là, magari c'è un attore perfetto, eccetera, eccetera, l'accento tedesco su Reiner non gli viene. Che devo fare? Devo limitarmi? No, piuttosto preferisco prendere una voce. No, è di nuovo morto Discord, non ci posso credere, ragazzi. Mi dispiace portarvi questa cattiva notizia, ma purtroppo. Torbjörn, eccetera, eccetera. Le donne sono un po' più difficili da caratterizzare perché hanno un range vocale abbastanza simile, però anche lì, nel limite del possibile, siamo riusciti a caratterizzarle molte senza dover dare a Brigitte l'accento svedese, senza dare a Widowmaker l'accento francese, Certo. eccetera, eccetera. E che personaggio giochi tu su Overwatch? Io sono Reinhardt fisso, poi mi piace moltissimo giocare con Moira, mi piace tanto Junkrat, Diva. Insomma, Vabbè, sei sono abbastanza, cioè, discreto, abbastanza una vario. discreta Mercy. Sì. Mio figlio invece è bravissimo. Genji pazzesco. No, ripeti, scusami che ti abbiamo perso. Mio figlio è un Genji Genga. pazzesco, un McCree incredibile, cioè, fa tutti veloci, io tutti lenti, no? Cioè, sì, è un po' più Proprio. tanky, no? Tu, certo. Sì, io. Certo. Ci sta, ci sta. E beh, sai, più HP No, hai, più comunque grazie, conta. no, grazie perché Overwatch mi piace molto lavorarci, mi piace molto il prodotto, già dal primo filmato, quello che abbiamo fatto con i ragazzini nel museo, mi piaceva. Sono rimasto incantato da questo immaginario qui. E Me lo ricordo. poi e tutte le storie degli eroi, il loro passato, trovo tutte molto belle, tutte
eccitate, non so, sono Beh, guarda, in appena in chat allievo. continuamente stanno dicendo, cioè ti stanno facendo i complimenti su Overwatch fin dall'inizio, cioè sembra che Overwatch sia Grazie. probabilmente è anche questo, cioè il fatto che a te piace proprio come gioco, c'è tutto un connubio di situazioni favorevoli che alla fine ha fatto venire fuori un grande lavoro. Un Una passione. grande lavoro. Sì. Abbiamo avuto un lutto quest'anno purtroppo su Overwatch, che è mancato Roberto Draghetti, che interpreta Soldato 76, ed è stato un brutto colpo perché era, oltre che insomma, un attore straordinario, era una persona veramente molto carina con la quale mi trovavo molto bene a lavorare. E adesso vediamo su Overwatch 2 cosa sarà, cosa se dovremo rifare qualcosa, eccetera. Mi è già capitato di dover cambiare uno dei personaggi di Overwatch per problemi di disponibilità. Reinhardt inizialmente era doppiato da Paolo Marchese, poi Paolo Marchese sta facendo l'allevatore di cavalli per tre quarti della settimana, e quindi era super impegnato, un attore bravissimo, e quindi non riusciva più a garantirci una disponibilità. Senti, in chat ci chiedono se non ci puoi dire nulla nulla su Overwatch 2. Io ci provo, ci devo provare. Allora, premetto che so poco, e credo che quel poco che vi potrei dire, e che non posso dire, No, ma facciamo domande. non vi darebbe niente di più di quello che c'è già online, Ma ecco. infatti no, cioè, non Secondo mettiamolo in difficoltà, cioè me. Ma facciamo no, ma è domande. giusto. Io ho dovuto provare Sì. a farmi voce degli utenti, ovviamente, perché è una domanda molto richiesta, ma ci No, sta. io chiedo a Leonardo se al di là di Overwatch 2, se c'è qualche prossimo progetto di cui puoi parlare, qualche nuovo progetto. Sicuramente immagino che stai lavorando su molte cose nuove. Dici tu se puoi dire qualcosa. No, No. purtroppo non posso Non dirvi, no, mi dispiace, non posso dirvi si può, niente. ragazzi, bisogna aspettare qua, la cultura del tutto subito non funziona, bisogna avere pazienza e poi con No, calma esce tutto. devo dire che sarà un anno interessante, sarà un anno molto interessante, Bravo. perché è un anno diverso. Bravissimo. Ricordiamo che a febbraio c'è la BlizzCon, che l'hanno inviata. A febbraio sarà nuova edizione online, quindi tante novità, immagino. Ah, sì. L'occhio di Sì. Leonardo in chat, fai l'occhio di Guarda come ride, guarda come ride. Sì, No, sì. ci saranno tante cose. Va bene, allora. Sono eccitato anch'io, voglio dire. Grande. A me quello che mi colpisce molto della tua figura in generale è che sei un appassionato che gioca e vive della sua passione ed è bellissimo, cioè è proprio una bella storia anche al di là poi del doppiaggio, cioè chiunque, no, ha una passione riesce a trasformarla in una vita, secondo me Sì. è un Come esempio. dice Mirko Scarcella, no, che cita non so chi, filosofo cinese, adesso non mi ricordo chi è, che dice fai un lavoro che ti piace così non lavorerai un solo giorno nella tua vita. Certo, No? famosa frase. Non è Come per no? vero, Come per no? ragazzi, allora, questo non è vero perché ci sono delle volte che sei stravolto. Ah Io sì, quando certo. veramente la lavorazione di Cyberpunk è stata molto faticosa, molto lunga, però ci siamo stravolti a parlare, ma veramente fino alle 3 di notte, ok? No, ma quando lui va in quella scena che lui trova là, c'è questa battuta che non mi convince, come la possiamo girare in modo che giri meglio? Ma chi ci vedi per questo ruolo qua? Perché lui è un po' così, ma anche un po' cos'ha. Quando c'è la passione, sei lì e dici, ragazzi, sono le 3, cioè con gli altri due direttori, facciamo le 3 di notte, le 3, 3 e un quarto, no, ragazzi, adesso andiamo a Mi dormire, ci aggiorniamo domani mattina, va bene, ricorda va bene, va qualcuno. bene. Quindi
ti arrabbi, ci sono delle volte in cui il cliente ti manda degli asset che sono indecenti, indecenti. Ricordo anni fa un copione che non era in sequenza. Quindi il come stai stava a 200 righe da bene, grazie, e tu dovevi ricostruire questo Bartezzaghi senza schema, cercando di barcamenarti, no? E dici, ma scusate, ma noi come pretendete? E poi ti criticano, dice, meglio l'inglese. Grazie al cavolo, cioè, noi non sapevamo neanche cos'era la storia. Sì. Vabbè, c'è stato un prodotto importantissimo, importantissimo, in cui io dovevo fare il cast e dicevo, scusate, ditemi chi sono questi personaggi, cioè mi potete dare una descrizione di questo John Smith, di questo Frank Pincopallo, no? Mi hanno mandato le fotine. Da lì fai tu, Le vai, facce. senza. Non è che mi hanno detto, lui è il capo della polizia, lui è un reporter, cioè, Dovevi niente, fai capirlo. tu. Quelli che ti Facevi. mandano il copione in Word. In Word, cioè non in Luca Word, in formato doc, cioè, come faccio io a filtrare per personaggio? Dove la metto la traduzione? La metto sotto la riga vostra? Quindi ti arrabbi, dormi poco. Io veramente durante la lavorazione di Cyberpunk ho dormito pochissime ore per notte. Ti stanchi, eccetera, eccetera. Però quando esce una roba del genere, quando ne parlano tutti bene, quando comunque vedi che il pubblico lo apprezza, sei contento, perché in fondo non è che io lavoro per me, lavoro per loro. E da gamer posso immaginare come cosa gli fa piacere e cosa non gli fa piacere, insomma. Sì, e questo è il punto chiave, secondo me. Che c'è una visione di un appassionato, prima che di un professionista, capisci? Assolutamente. Sì, cioè Guarda. io metto la mia storia, quello che so fare, a disposizione di un prodotto. È chiaro che faccio un'opera di mediazione, cioè il taglio che do a un lavoro è un taglio che è una mia mediazione di quello che ho capito e di come voglio renderla, no? Cioè in Cyberpunk non recitano come in World of Warcraft, giustamente, il linguaggio è diverso, le parole sono diverse, i ritmi sono diversi, è tutto diverso, perché però hai ben chiaro qual è il tuo scopo e hai ben chiaro com'è l'opera. E allora a quel punto puoi fare le tue scelte, però è sempre nell'ottica di rendere al meglio un prodotto su cui hanno lavorato veramente tanto gli sviluppatori e cercare di dare al pubblico italiano una roba dignitosa e non raffazzonata o Che superficiale come veniva fatto un tempo, insomma, o come tra viene fatto ancora adesso ogni tanto, ma sempre più raramente. in questo periodo è stato particolarmente difficile a causa del Covid e di tutte le restrizioni legate alla pandemia. Ci siamo trovati a registrare negli armadi. Io Pensate. ho una canzone di Hearthstone che è quella della Legione, la Legione, The Rusty Legion. Legione arrugginita, avanti. Quella là, Francesco May l'ha cantata dentro l'armadio di casa sua. Incredibile. Covid permettendo, è stata. Speriamo meglio, speriamo bene, ecco. Sì, speriamo bene, perché comunque in questo momento io sto doppiando sia attori romani che milanesi, perché tanto che io sia, sono sempre comunque a casa mia a dirigerli, e quindi non cambia nulla. Però il rapporto umano con gli attori è importante, insomma. Fondamentale. Certo. Bene. Sono d'accordo. Assolutamente. Va bene. Direi ci siamo. E in chat chiedevano, ma di fatto hai già risposto, quali sono i tuoi giochi preferiti? Direi Overwatch, The Witcher 3, più o meno questi, insomma. Perfetto. Witcher 3, gioco molto a Destiny, A Destiny. gioco molto Destiny ancora 2. Destiny 2.
Gioco molto a Warhammer Total War. Bello. Noi anche grandi appassionati di Total War siamo. Anche lì, doppiaggio in Sì. italiano molto bello. Non mi ricordo se l'avevo fatto. Io avevo fatto un medieval e il primo Rome, mi sembra. Ah, Il beh. Medieval e Rome sono i due nostri preferiti Total War di Il primo sempre. Rome, Sì, non il primo Rome, ovvio, secondo. ovvio. No, ma stai parlando con dei vecchiacci, non sembra, ma ne Noi giocavamo abbiamo sì, viste di cose. negli anni 90, Potreste inizio anni 2000. essere Sì. figli miei. Se ero un ragazzino sveglio, sì. Sì. No. Vabbè, comunque tanti giochi, ecco, Forse sei stato sempre. più sveglio così. Sì, gioco, no, mi piace molto. Ho provato Valorant, ho provato. È che c'è sempre poco tempo, Cioè, purtroppo. Una volta chiaro. ce n'è di più. Sfondi una porta aperta. Adesso che entro dentro questo coso di Cyberpunk, secondo me non ne esco prima di agosto. Cioè, per come gioco io, proprio Completista, diciamo. platista, mi godo l'esperienza. Cioè, Sì. per una volta sono lì. Quando qui a casa mia dormono qui, eccetera, inizio la mia seconda vita in Night City, mi metto dei pantaloni tamarri, degli occhiali ancora più tamarri, vado in giro con la moto a fare Di eccetera. notte, giusto, molto cyberpunk. Di notte. Guardate, veramente, cioè, io sono convintissimo che questo media qua, che io non avevo da ragazzo, dia veramente tante, sia in grado di dare moltissime emozioni. Anche ricordi, io ho dei Ma ricordi di certo. giochi che ho giocato, come se li avessi vissuti, ma li Certo. La ho voglia. giocati. E quindi come ti affezioni e ti emozioni come quando leggi un libro che ti emoziona, come quando vedi un film che ti emoziona. No, ma è uguale. Anche di più Anche perché è un'educazione. interattivo, quindi sei tu in prima persona che fai le cose. Sei tu. E poi Certo. negli Sei MMO, l'attore o non agito. nei giochi online ancora di più, con altri giocatori. WoW è un Ah sì. esempio. Quanti ricordi su Io WoW? giocavo. Io ero un giocatore di ultima, figurati. Appunto. Cioè. Sempre lì, Ultima Online. Grande. Grande. Allora, Capo. ringraziamo Leonardo di questa ottima chiacchierata. Sono le 23, spero che non ti abbiamo preso troppo tempo. Noi ti ringraziamo infinitamente per aver partecipato a questo streaming con noi. Penso sia stato illuminante la chat e sono diventati tutti dei tuoi fan, insomma. Ti leggo Grande. solo un commento che ti farà piacere di sicuro. E che dice: lo apprezzo tantissimo, umiltà, semplice, gentile, disponibile alla mano. Oh, quindi proprio ti sei fatto molti amici su MMOIT con questa live e noi siamo molto contenti di averti dato questo spazio. Grazie a voi, è stata una piacevolissima chiacchierata. Quando volete. Grandissimo Leo, io ti ringrazio anch'io, ti scuso se a volte ho fatto fin troppe domande e ne approfitto per farti anche un grande in bocca al lupo Assolutamente. per tutti i tuoi progetti nel 2021, per i vostri progetti nel 2021, quindi un Sì, io vi grande faccio gli auguri per tutto l'anno proprio e a tutti quanti perché insomma teniamo duro ragazzi, passa, si è unita passa. anche la chat in questi auguri, quindi abbiamo un sacco di gente che è speranzosa. Ciao Leonardo, grazie Ok, mille ciao, grazie a voi. e buona Grazie, buona serata. serata. Ciao. Buona. Ciao, da me e dai miei gatti. Ciao. Grazie. Eccoci ragazzi, un ultimo punto della situazione con me e Plinius. Eccoci, adesso ecco in due, Sì, perfetto. tranquillo. Ecco. Come se fosse un normale salotto, ma con un personaggio in più. E che personaggio, grandissimo Leonardo, bellissima persona. Grande. Ragazzi, noi è la prima volta che ci parlavamo, l'abbiamo conosciuto stasera insieme a voi, perché è Kravutz che lo conosceva, che è il suo collega, ma per noi l'abbiamo conosciuto stasera, quindi siamo davvero rimasti così, ben stupiti, ben impressionati, esattamente come voi. Bene, e in questa ultima parte, ormai 3 minuti che restano prima che ci scolleghiamo, caro Plinius, vogliamo fare un po' di anticipazioni di quello che verrà, un po' di robe nostre su MMOIT, giusto per chiuderla in bellezza con le cose nostre. Ah, ovviamente, Allora. se ci sono delle domande al volo in chat che non riguardano il doppiaggio in generale, fatele rapidissimi,
che poi istituzioni stacchiamo. Esatto, sì, adesso non facciamo un vero salotto degli MMO, se no chiudiamo a mezzanotte e mezza e abbiamo già lavorato tutto oggi. No, però salotto degli MMO sicuramente lo rifacciamo nei prossimi giorni, ragazzi. Adesso vediamo, dipende da tante cose. Anche domani potrei streamare. Adesso purtroppo non ve lo so ancora dire perché dipende da tanti impegni. Però, ecco, ad esempio, domani sera AskZoe c'è la Juve. A sabato, però quindi domenica potremmo anche farlo. So, vediamo. Però sicuramente faremo degli streaming. E poi devo dirti la verità: parlare con Leonardo mi ha anche fatto venire voglia di fare uno streaming di Cyberpunk. Ma io lo voglio fare, Ma se tu cioè, vuoi farlo, divertente. fallo. Sì, almeno uno streaming di Cyberpunk sicuramente lo faccio. Poi faccio l'MMO Nostalgia su Battlefield 3, di cui parlavamo, che ho compiuto 9 anni, mamma mia come vola il tempo. E poi sicuramente nuovo salotto degli MMO, e poi c'è lo streaming di Crowfall che bisogna proseguire. Ah sì, certo, io lo devo portare a termine, almeno il tutorial, l'avevo detto, anche perché voglio fraggare un po' su Crowfall. Voglio fare PvP. Va bene, C'è allora. Spallina 13 che ci chiede un consiglio su un MMO fantasy multi. Guarda, Guild Wars 2, te lo al volo, bam. Sì, sicuramente. Altrimenti, voglio dire, wow, abbiamo passato tutta la serata a parlarne con Leonardo, e anche tradotto e doppiato in italiano. La qualità di WoW è sempre altissima, a maggior ragione dopo l'ultima espansione Shadowlands, su cui tra l'altro non gli abbiamo fatto nessuna domanda. La prossima volta gli chiederò di Shadowlands, però WoW è l'abbonamento, ecco, quindi se volete qualcosa di gratis, con Guild Wars 2 andate sul sicuro, ecco. Sì, Guild Wars 2 è anche gratis, così te lo provi, free to play fino a... poi se ti piace prendi Path of Fire, Art of Tors 2 in 1 a 10 euro, 15 euro. Sì, ma poi costa niente. In questo periodo, se non sbaglio, è scontato durante le vacanze natalizie. Quindi è un ottimo periodo. Se acquisti la seconda espansione, hai tutto il pacchetto completo incluso. Quindi ti basta acquistare un'espansione. Detto questo, se poi vi servono altri consigli, io ricordo che noi su MMO It abbiamo sempre questa bellissima pagina chiamata I migliori MMO, con tutti i consigli sui migliori titoli free to play, fantasy, fantascientifici, insomma, esatto. Grande Dresna, scontato il 50% fino al 24 dicembre, quindi è un'offertona, ragazzi, perché Guild Wars 2 è un MMO che, per carità, avrà anche dei difetti, avrà anche dei problemi, però ti offre centinaia di ore di contenuti di qualità a 10 euro, a 15 euro, e hai tutto, quindi. Chiaro. Il rapporto qualità-prezzo eccellente. Esatto, buonasera Anello che è arrivato adesso, benvenuto. Per chi si fosse connesso in ritardo, ovviamente ricordo che noi upperemo la Certo. replica di questa bellissima live anche sul nostro canale YouTube. E come dice Arimask, avete visto quanti occhiolini ha fatto Leonardo quando si parlava dei prossimi prodotti Blizzard? Insomma, Diablo 2, Diablo 4, Diablo Remaster, Resurrected, No, vabbè, confirmed. ma non potete prendere niente, però voi, come sempre, fate finta. Noi ci, no, ma noi ci, ovviamente non si può prendere nulla per certo, ma noi ci speriamo e noi ci crediamo. Sì, Come dico io, esatto. I want to believe, Esatto, bisogna bravo. I believare, want to bisogna believe. believare, Sì. ragazzi. E se non sarà questa Blizzcon, sarà quella dopo, voglio dire, però non muore nessuno. Bene. Oh, ci salutiamo, caro Plinius, direi. Perfetto, direi. Assolutamente anche Final Fantasy XIV, ottimo MMO, però anche quello al canone come WoW, E quindi invece solito. Royal, a me piace molto il tab targeting, pensa, vedi che i gusti, non tutti i gusti sono alla menta, come dicono qua in Piemonte. A me piacciono entrambi, ci sta alternare. Un po' di action, un po' di tab targeting. Il bello dei videogiochi è che puoi alternare, no? Come diceva anche Certo. Leonardo. Grande. Grande. E grandi anche voi, ragazzi. Grazie mille per essere stati con noi e averci seguito in questo streaming. Plini, vuoi dire ancora qualcosa? Sì, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, abbonarvi al canale dopo i contenuti che vi abbiamo portato stasera. Ma chi altri? Quali canali Twitch vi portano le interviste con i doppiatori di videogiochi? Se vi è piaciuto questo contenuto, cercheremo di portarne anche altri, ovviamente, compatibilmente con, se ci dicono di sì, ovviamente. Però noi ci proveremo. Quindi voi continuate a seguirci, restate sintonizzati su tutti i nostri canali social e abbonatevi per supportare tutto il nostro progetto editoriale di MMO.it. Buonanotte ragazzi, a presto. Grazie ragazzi, connessi, aggiornati, massivi. Bella! Grandi.